Se il calcio fosse scienza, si baserebbe solo sull'analisi dei numeri, ma nessuna delle statistiche disegnerebbe un'unica ricetta per il successo, non per la tattica, nemmeno per l'incidenza dei gol realizzati o subiti. Lo spettacolo, invece, è riconosciuto universalmente nelle giocate offensive, anche se esistono eleganti eccezioni in chiave difensiva. Nell'estate del 2009 il Milan saluta Paolo Maldini e la sua numero 3, la fine di una favola vissuta tra la fascia sinistra e il centro della retroguardia, spostamento condiviso con il suo compagno di reparto degli ultimi successi, Alessandro Nesta, sbocciato sull'auto opposto, quello di destra, prima di diventare uno dei centrali più forti al mondo. Un'eredità pesante da raccogliere, che finisce sulla schiena di un brasiliano alla seconda occasione europea, Thiago Silva. Nesta è reduce da un infortunio grave che ne ha precluso l'intera stagione precedente, tanto da vantare una sola brevissima apparizione, proprio nella gara del saluto di Maldini. Thiago, arrivato a Milanello a gennaio, è finalmente pronto a debuttare per provare a colmare quel vuoto. La coppia titolare si forma con lo spirito di dimostrare a se stessi e ai compagni di poter reggere l'urto degli avversari e nonostante un avvio iniziale altalenante di squadra, il Milan è in lotta per il vertice. La cerniera funziona. Thiago mostra una tecnica individuale da sudamericano e la sfrutta per una fase di impostazione non banale e per cercare anche il gol, che trova in due occasioni. Anche Nesta non è da meno e segna addirittura una doppietta di testa contro il Chievo, la prima e unica volta in carriera. L'inseguimento alla vetta porta il Milan a meno 1 alla 29esima di campionato. La dea bendata torna però a dare le spalle. Nesta si è fermato ai box da due turni. Tornerà 10 partite dopo, all'ultima giornata, come un anno prima, ma la corsa a scudetto era ormai sfuggita dalle mani rossonere. Italia e Brasile, due concetti di calcio storicamente in antitesi tra la cultura della difesa, la tattica del bel paese e la samba applicata al gioco. Uno scontro che emerge solo inizialmente, quando i frequenti consigli di Nesta nelle prime amichevoli costano a Thiago qualche mal di testa. Quelle stesse indicazioni che diventeranno ben presto preziose per comprendere i segreti del campionato. Alessandro è cresciuto a Cinecittà. Se questa fase della sua carriera fosse un film, probabilmente il titolo sarebbe Un maestro e l'allievo nel master della Serie A. L'efficacia di Nesta e l'eleganza di Thiago si sposano alla perfezione, tanto da far pensare a Sandro di allungare la carriera insieme a lui. Fuori dal rettangolo verde i due si somigliano, con lo stesso animo guerriero usato in gara per reagire alle problematiche che ne hanno minato il cammino. E una passione condivisa per il mare, che a Milano non c'è. Nessuna nostalgia di Rio o Roma, nonostante le forti radici, perché la rosa rossonera è ricca di connazionali e campioni che si stimano, come Nesta e Thiago, l'idolo e l'erede. Ma il Nesta magari pure uno proprio forte c'è già, perciò anche spero faccia pure qualcosa di più, perché come qualità ce n'ha, e Thiago. Io cerco di stare tranquillo, con piedi per terra, perché lo sappiamo tutti che il calcio è molto complicato. Quindi oggi tu stai sopra, domani puoi stare sotto. Un giocatore di qualità puoi dare sempre di più, sicuramente. Io particolarmente cerco di ogni anno fare delle cose positive. Il diavolo capisce che al netto della cattiva sorte con gli infortuni può contare su un muro difensivo prezioso. Una risorsa da sfruttare al pari di un attacco che accoglie Ibrahimovic. Proprio di fronte a Zlatan, seduto in tribuna per conoscere i nuovi compagni, la stagione si apre con una goleada contro il Lecce. Tra i marcatori, Thiago Silva, che vuole far fruttare l'esperienza in Serie A per mostrare tutte le sue caratteristiche di leadership, quelle che condivide con Nesta, altrettanto desideroso di mettersi alle spalle la sfortuna e di riprendersi il suo posto. Qualche acciacco minore tenterà ancora di fare lo sgambetto,
Ma Thiago e Nesta sorvegliano la squadra per buona parte degli incontri e per gli snodi decisivi. Alla fine della stagione saranno ben 20 clean sheet, avvicinando il record di 22 stabilito nel 1993-94. Allora i gol concessi furono 15 in 34 incontri. Il Milan 2010-2011 subisce 24 reti in 38 duelli. Il titolo di miglior difesa si unisce allo scudetto, raccolto proprio con una gara senza marcature, Roma-Milan 0-0. Per portare via quel decisivo punto serve l'ennesima scivolata da urlo di Nesta a sbarrare la strada a Vucinic. È il 18° tricolore rossonero che riporta i conti in parità con i cugini nerazzurri. Dopo la gioia in trasferta all'Olimpico, San Siro torna a vestirsi da festa per la penultima di campionato, esaltando i propri eroi. Non è invece Milano il teatro di un'altra gioia, pur raggiunta nel derby. La stagione 2011-2012 si apre con la stracittadina di Supercoppa, dove il Milan va sotto ma rimonta, lasciando immaginare di rivedere il copione vincente di pochi mesi prima. Il duello si riaccende, cambia la rivale, che diventa la Juventus. Il testa a testa è serrato, con sorpassi e controsorpassi, qualche curva spigolosa. Thiago è una costante. Nesta torna a dover combattere una serie di acciacchi, ma cerca di stringere i denti e fare la sua parte. A San Siro arriva la Roma e dopo nemmeno 10 minuti a fermarsi è il numero 33. Nessuno lo immagina, ma la sua storia in rossonero si concluderà lì. Il Milan vince, seppur orfano dei suoi baluardi arretrati. Le due giornate successive contro Catania e Fiorentina porteranno invece un solo punto, con il decisivo sorpasso della vecchia signora. Nesta torna e chiude la stagione. Insieme a tanti campioni che hanno segnato un'epoca vincente del Milan, decide di terminare anche la sua avventura in rossonero, con un'entrata in campo pochi secondi prima che un'altra icona, ma di attacco, Pippo Inzaghi, segnasse il suo gol numero 126 al passo di addio. L'abbraccio tra i due chiude un'era, il pubblico saluta le sue leggende e si interroga. Senza quella serie di infortuni, quell'intreccio tra un giovane talento in rampa di lancio e un glorioso senatore della difesa, quanti trofei in più avrebbe potuto portare al Milan? Ma il calcio non è matematica, quella risposta non arriverà mai. Per contro, quell'affiatamento durato appena 3 anni e costellato da interruzioni frequenti rimane indimenticato nell'immaginario collettivo rossonero come una diga, un muro invalicabile per gli attaccanti rivali.